Miei Padawan, bentornati. Siete pronti a riprendere da dove ci eravamo interrotti? Bene, andiamo avanti. Anakin, mentre dormiva nel monastero, è stato svegliato da un'entità, non ancora definita, che per un breve periodo di tempo ha assunto le sembianze della defunta madre. Al che, in un misto di preoccupazione e rabbia, si reca dal padre, alla ricerca di spiegazioni. Qui, similmente alla scena tra Anakin e Palpatine avvenuta in episodio 3, Skywalker punta la spada al padre, sostenendo che lui sia un signore dei Sith. Infatti, rivedere sua madre lo ha turbato, e il cavaliere Jedi sa bene che poteri simili, volti a ingannare la morte, siano innaturali, quindi conosciuti soltanto ai Sith o dalle sette affini al lato oscuro, come ad esempio quella delle Sorelle della Notte. Al che è normale che Anakin sospetti che il padre sia un signore dei Sith. È ciò che per 12 anni al Tempio Jedi gli hanno insegnato, o sei del lato chiaro o sei del lato oscuro. Tuttavia il padre, con una calma quasi naturale, spegnendo la spada laser del ragazzo, prende proprio la lama con la sua mano destra e respinge il flusso di energia all'interno dell'Ersa, senza riportare nemmeno un graffio, cioè tocca la lama con la sua mano e non sente nulla, non si taglia. Il padre, dopo aver fatto questa cosa straordinaria, rimprovera la visione semplicistica di Skywalker. Lui non è un Jedi, ma nemmeno un Sith. È molto di più, esattamente come lo è Anakin, il figlio della Forza. L'universo infatti non si limita alla visione ristretta dei Jedi. L'ordine in questo momento sta fallendo, l'Alto Consiglio non è capace di comprendere i propri difetti. Dal loro punto di vista, loro sono il bene, mentre i Sith sono il male. No! Come sostiene il padre, questa visione è troppo semplice. Lato oscuro, in realtà, non è sinonimo di male assoluto. Abbiamo bisogno della notte per avere il giorno, abbiamo bisogno della distruzione per avere il processo di creazione e viceversa. Senza l'equilibrio tra gli opposti, l'universo non potrebbe esistere. Infatti, nell'intera saga, il lato oscuro non prende i connotati del male assoluto, bensì delle emozioni negative, ovvero paura, tristezza, rabbia, frustrazione, senso di colpa. Tuttavia, come nel caso del figlio, finché riesci a dominare queste emotività, allora la puoi usare anche a fin di bene. Quando è che nasce il problema? Quando si perde il controllo, quando non si è più in equilibrio. Psicologicamente, quando proviamo un'emozione sgradevole per troppo tempo, senza riuscire a regolarla, con il tempo nascono in noi alcuni pensieri irrazionali. Un esempio banale: mi lascia la fidanzata, non sono capace di equilibrare tale emotività, quindi mi convinco di non poter vivere senza di lei. Si tratta di un pensiero assoluto, quindi irrazionale. Lo stesso Obi-Wan mette in guardia Anakin riguardo tale squilibrio. Soltanto un Sith vive di assoluti. Skywalker, infatti, come abbiamo visto, porta dentro di sé il peso della colpa e non riesce a liberarsene. Più passa il tempo, più questa emotività negativa genera in lui pensieri assoluti. L'esempio pratico è il duello contro Obi-Wan: o sei con me o sei contro di me. Similmente avviene con la morte di Windu. Anakin salva Palpatine poiché è convinto che lui sia il solo a poter salvare Padme. Grida addirittura di avere bisogno di lui. Non accetta che l'amata possa morire poiché si è convinto di non poter vivere senza di lei. Si trattano tutti di pensieri assoluti, irrazionali, strettamente connessi alle emozioni negative. Quando Anakin sceglie il lato oscuro, non lo fa perché è cattivo, non lo fa perché di punto in bianco è divenuto il male assoluto. No, sceglie il lato oscuro poiché non ha più il controllo delle proprie emozioni. È diventato una bomba pronta ad esplodere. Prima piange perché è insicuro, non sa che cosa fare. Poi raggiunge Windu nell'attico e lo attacca con ferocia. Subito dopo, realizza ciò che ha fatto ed è scioccato, ha in lacrime, ha in ginocchio. Però, in un momento, accetta il lato oscuro, quindi assalta il Tempio Jedi, uccide brutalmente dei bambini, poi lo vediamo nuovamente con i sensi di colpa. Piange, sta piangendo. Arriva Padme e dopo un primo momento di esaltazione in cui si definisce il più forte, colui che ha messo fine alla guerra, si convince che sua moglie sia contro di lui, quindi prova rabbia e la strozza. Divenuto Vader, e dopo aver scoperto di aver accidentalmente ucciso la moglie, grida disperato e addolorato e non riesce più a perdonarsi.
Potrei continuare davvero per molto, ma appare evidente come Anakin, ad un certo punto, si sia spezzato. Non era più in grado di controllare le sue emozioni, quindi inizia ad agire senza pensare. Entra in un loop negativo che lo sta trascinando verso il lato oscuro. Ciò vuol dire che forse i Jedi avevano ragione? Le emozioni vanno forse tenute a freno? Assolutamente no! Perché? Poiché non è vero che i Jedi rifiutano le emozioni. Al contrario, accettano di buon grado le emozioni positive, ovvero felicità, speranza, pace, gratitudine, altruismo, capacità di perdonare. I Jedi in realtà, nel loro limitato punto di vista, respingono unicamente le emozioni negative. Rifiutano la rabbia, la paura, il dolore. Ma che cosa dice Yoda ad Anakin? Gioisci per coloro che intorno a te si trasformano nella forza. I Jedi accettano le emozioni, ma soltanto quelle piacevoli. Le altre le rinnegano, le sopprimono. È come se le nascondessero e... è come se nascondessero la polvere sotto il tappeto. Lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, alla centesima il tappeto raggiunge il soffitto. È alto 3, è alto 3 o 4 metri. Ti ritrovi quindi a dover affrontare in un'unica botta tutte le emozioni negative che non hai mai elaborato in vita tua. Il che porta a un ovvio squilibrio emozionale. E Anakin non è il solo Jedi a spezzarsi a causa di questa cosa. D'ora in poi, più andremo avanti, più vedremo esempi di cavalieri Jedi che hanno tradito l'ordine o che sono cadute vittima del lato oscuro a causa di queste emozioni negative. Il che è normale. Se provi un'emozione sgradevole, cerchi aiuto per risolverla, ti rechi da Yoda e la risposta che ti dà, l'aiuto che ti dà è che l'attaccamento, il dolore e la paura conducono al lato oscuro, non è un aiuto, non è un grande aiuto. Tu che fai? Finisci con il non affrontare questa emozione negativa. La nascondi, fai finta che non esista, la rinneghi poiché ne hai il timore. Eppure prima o poi finirai con l'esplodere, poiché sei un essere umano e le emozioni, positive o negative che siano, fanno parte del nostro essere. In breve, il padre sta suggerendo ad Anakin che la via dei Jedi non è corretta come crede. C'è molto di più, ovvero l'equilibrio tra i due estremi. Guarda caso, i Jedi che come Anakin, come Kylo Ren o come i futuri inquisitori non sono in grado di tenere a freno la loro dolorosa emotività, prima o poi diventano seguaci del lato oscuro. Perché? Per lo stesso principio di vita e morte, giorno e notte, creazione e distruzione. Fermiamoci un attimo su Ben Solo. Lui è figlio e nipote di eroi leggendari, icone del lato chiaro. Ci aspetteremmo segua le stesse orme. Invece la troppa luce crea l'ombra di Kylo Ren. Similmente, Rey è nata da pochi di buono, genitori alcolizzati che l'hanno ceduta per acquistare il bere. Eppure una volta elaborato tale conflitto, una volta che comprende tale cosa, allora Rey accetta la luce, rifiutando quindi la proposta di Ren e aiutando invece la resistenza. Ne parleremo sicuramente meglio poiché le parentesi sulla trilogia sequel prenderanno forma man mano che andremo avanti. Per ora sono soltanto un assaggio. Comunque, Anakin parla con il padre, quindi viene a sapere che la proiezione di sua madre, quindi il fantasma di sua madre che gli è apparso in camera da letto, non era altro che un inganno del figlio. Infatti, i detentori della forza possono incarnare qualunque forma fisica, che sia umana o animale, poiché essa, la forma fisica, non è altro che il riflesso della forza vitale che gli circonda. Tralasciando questi poteri straordinari, il padre rivela ad Anakin che, dopo aver saputo che il prescelto era stato trovato, voleva vederlo con i suoi occhi. Ma da chi è che lo ha saputo? Nella serie non ci viene detto, ma quasi certamente lo ha saputo da Qui-Gon, colui che credeva nella profezia, colui che aveva trovato Anakin e che dopo la sua morte è divenuto tutt'uno con la forza, potendo quindi comunicare con i suoi custodi, con il padre, il figlio e la figlia. Tuttavia Anakin, per la prima volta, ammette di non credere alla profezia. Il prescelto, secondo lui, non è che un mito. Infatti, quale altra caratteristica contraddistingue Skywalker? La convinzione di non essere abbastanza forte. Sì, è abile, è forse uno dei migliori duellanti mai esistito, ma nel suo loop di pensieri assoluti e negativi,
continua a ripetersi di non essere abbastanza forte. Si ripete che dovrà divenire ad ogni costo il Jedi più potente, che non permetterà mai più che una persona a lui cara possa morire. Pensieri assoluti e irrazionali che denotano la sua debolezza. Si rende conto di essere debole da quel punto di vista e vuole bilanciare questa sua debolezza attraverso maggior potere. Per questo crede che il prescelto non sia altro che un mito. Eppure, come gli risponde il padre, lo scopriranno insieme, attraverso una prova. Miei Padawan, anche per oggi abbiamo terminato. So bene che questi episodi o vi faranno impazzire o li odierete. Qualcuno resterà meravigliato, mentre altri mi chiederanno di accelerare. Purtroppo sto andando più veloce che posso, ma l'arco narrativo di Mortis è praticamente il pezzo centrale del puzzle, il pezzo in mezzo. Quindi dobbiamo iniziare a metterlo in relazione sia ai video passati che a quelli futuri. In particolare, nei prossimi, finiremo la prima parte del ciclo andando a scavare nella relazione tra Padme e Anakin. Due individui che singolarmente hanno i loro difetti, sono vittime di squilibri, ma insieme si completano, tant'è che l'uno non può vivere senza l'altra e viceversa. Sarà veramente interessante, non vedo l'ora di parlarne, ma detto ciò, io come sempre sono Emilio Valotti, ragazzi miei, che la forza sia con voi.